Il calo medio delle vendite a Natale è stato del 10% e l'intero 2012 si è chiuso con un segno meno stimabile fra il 15 e il 20%. Il 2013 non si presenta migliore quanto a previsioni. La speranza ora è riposta nei saldi invernali. Così il presidente di Confcommercio Gian Silvio Primavesi. Auguriamoci che la gente ne approfitti e dia una boccata d'ossigeno ai commercianti, nonostante il provvedimento regionale abbia reso possibile effettuare promozioni anche nel periodo natalizio, i saldi esercitano sempre un fascino particolare e da dopodomani si prevede maggiore affluenza ai negozi. Quest'anno i commercianti che hanno scelto di aderire alla campagna Saldi Chiari di Confcommercio sono 117 in tutta la provincia. L'adesione comporta il rispetto del decalogo e di alcune basilari regole per tutto il periodo delle vendite promozionali, dal 5 gennaio al 5 marzo. Una delle principali riguarda il pagamento con carte di credito che il negoziante non potrà rifiutare. Poi l'impegno a sostituire o a rimborsare i capi che presentano gravi vizi occulti. Il cliente ha il diritto di provare i capi in saldo, inoltre su tutta la merce deve essere indicato il prezzo intero e la percentuale di sconto. I capi in saldo devono essere separati in modo chiaro da quelli venduti a prezzo pieno. Per concludere, i messaggi pubblicitari devono essere presentati in modo non ingannevole per il consumatore.